Un saluto agli amici di Trend and Dance del canale YouTube di Arthur Spielberg. Puntata natalizia di Trend and Dance. Vedrete tra poco lo svolgersi del presepio vivente 2016 della parrocchia di Giarizzole. Domenica 18 dicembre 2016. A tutti una buona visione da Arthur Spielberg. Che senso avesse un tale saluto? L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi, Signore, la tua grazia nei nostri cuori, affinché noi, che abbiamo conosciuto per l'annuncio dell'angelo l'incarnazione del Figlio tuo Gesù Cristo, attraverso la sua passione e morte, siamo condotti alla gloria della sua risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Silvia Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea. Vieni al mio cuore, vieni a posar, ti voglio il mio amore riscaldar. Se il fiero è rigido, se il vento è crudel, un cuore che t'ama voglio te dar, un sente che brama Gesù fondar. La luna grotta, la fede.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito. Ave Maria, splendore del mattino, puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore. Contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Oh,
il Signore Gesù, sia gloria nei cieli, pace sulla terra, un angelo annuncia a Betlemme. Salvatore, venite, adoriamo, venite, adoriamo, venite, adoriamo, il Signore secondo Luca. Io vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo.
Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce.
Sguardo su questo bambino, comparante e la potenza dell'amore.
né davanti ai cieli sconvolti, né davanti alla terra in fiamme, né davanti al mare infuriato. Dio è più potente, più forte di tutto. Questa convinzione dà alla mente serenità, coraggio e la forza di perseverare nel bene di fronte alle peggiori avversità. Anche quando le forze del male si scatenano, i cristiani devono rispondere all'appello a testa alta, pronti a resistere in questa battaglia in cui Dio avrà l'ultima parola. E questa parola sarà di amore, di pace. Discepoli di Cristo, chiamati a scoprire il Signore come il vero centro di tutto ciò che è buono, la vostra vocazione è di incarnare il cuore di Dio in mezzo ai vostri fratelli uomini. Spero che questa puntata natalizia vi sia piaciuta e vi do appuntamento alla prossima settimana per l'evento GRS, presentazione del nuovo calendario Original 2017 dal Colonia Super Club di Trieste. A tutti un saluto da Arthur Spielberg, buon Natale e alla prossima settimana con i nostri programmi. Thank you.